interessantissimo e allo stesso tempo enigmatico questo libro, Le opere organistiche di Bach, volume che parla dell'analisi ed interpretazione dei corali tratti dalla raccolta Orgelbuchlein. Questo lavoro deriva da una serie di lezioni che il maestro Radulescu ha tenuto a Cremona negli anni che vanno dal 1985 all'87. Lavoro pubblicato a cura di Arnaldo Bassini. Edizione purtroppo ormai fuori catalogo, quindi di non facile reperibilità. Interessante perché contiene delle informazioni di primaria importanza per la conoscenza delle opere in oggetto di trattazione. Enigmatico, dicevo, perché potrebbe essere firmato da due autori dagli approcci stilistico-musicali differenti. Uno potrebbe sembrare un tipico prodotto della musicologia contemporanea, analitico, portato alla statistica del simbolismo e della numerologia, consapevole che la nostra epoca ha imparato ad apprezzare le finezze del periodo barocco. L'altro sembra essere un tardivo studioso di fine Ottocento che si accosta a Bach attraverso altri canali culturali. I primi cinque capitoli, una parte quindi rilevante del libro, sono dedicati a ricerche concrete, affrontando argomenti come la dottrina, il corale organistico, la raccolta e il progetto dell'Orgelbuchlein. I problemi concernenti tempo, colorazione, abbellimenti e fraseggio, analisi di figure retoriche, eccetera, nascono dalla conoscenza del materiale musicale, sulla prassi esecutiva contenuta nei trattati e dalla diffusa opinione che esistesse una specie di codice non scritto. Fra autore ed esecutore vi era insomma un vincolo così stretto che il primo economizzava volentieri la fatica di segnare in partitura certe indicazioni, sapendo che i musicisti con cui aveva a che fare conoscevano bene il loro mestiere. La ricerca che Radulescu compie sulle leggi non scritte dell'opera bacchiana è un lavoro di investigazione assai profondo e penetrante. Particolarmente degni di nota sono i suoi raffronti fra temi che compaiono sia in pagine vocali quanto strumentali e le sue acute analisi dei diversi modi in cui Bach elabora motivi affini. Questa tipologia di approccio sull'elemento tematico deriva da Schweitzer. Interpretare Bach significa risolvere i problemi che regolano il flusso musicale generato dal cantus firmus. E nella discussione di tali problemi Radulescu dà prova di un intuito storico rari. Ma sono problemi che non possono essere visti nella giusta prospettiva se li si guarda solamente sotto il profilo lineare, che seppur è l'approccio migliore, non è il solo. Il contrappunto si impernia infatti sull'armonia e non c'è aspetto del suo stile che non sia influenzato da considerazioni armoniche. La registrazione con le sue dinamiche, le dissonanze create dagli abbellimenti, l'articolazione di figure ritmiche particolari sono tutte dominate dallo sviluppo armonico e sono le modulazioni da una tonalità all'altra a determinare l'impianto formale e a cementare il rapporto fra un episodio e l'altro. È fuor di dubbio che Radulescu conosce la struttura delle opere di cui parla nei dettagli.
Le sue descrizioni rivelano la sicurezza di chi è in grado di sentire molto di più di quanto non abbia deciso di esprimere. Tuttavia, nell'insieme fa pensare a un critico d'arte che racconta nei più minimi particolari gli stucchi di un'architettura, accennando solo di sfuggita ai pilastri su cui sono applicati. Riguardo al rapporto tra Bach e numerologia, abbiamo nel secolo scorso un personaggio, Friedrich Smend, che ha scritto sulla corrispondenza tra lettere e numeri, Bach Studien, in edizione Bernreiter del 1969. Però questi non dà indicazioni da dove abbia tratto le sue conclusioni. Negli anni 90, Ruth Tetlow pubblica Bach e il mistero dell'alfabeto numerico, criticando il precedente studioso e citando fonti del 600 e del 700. Insomma, sembra che Bach nelle sue opere faccia riferimento spesso alla gematria, che in Europa viene utilizzata come somma delle lettere alle quali veniva assegnato un numero e quindi un significato. Nella tradizione, ad esempio, il 7 simboleggia i 7 doni dello Spirito Santo o le parole di Cristo sulla croce, 3 la Santa Trinità, 5 l'umanità. Inoltre la parola Bach forma il numero 14 e gli iniziali Johann Sebastian Bach il 41. Conoscere la retorica musicale dovrebbe permettere una maggiore comprensione della musica barocca sia per l'esecutore che per l'ascoltatore. Ma a mio avviso la sola considerazione di questi aspetti, seppur interessanti, rende spesso la presentazione di questo repertorio fine a se stessa. Per concludere, devo rivelare che, ispirato dal maestro Radulesco, mi sono impegnato ad anagrammare e a ricavare dei numeri dal mio nome e cognome, con delle scoperte assai interessanti che fanno ben sperare per il futuro.